ti lascio come compito per casa di rileggere il capitolo 2 del profeta Isaia. Ne abbiamo ascoltato un piccolo brano poco fa ed è una delle pagine più stupende di tutto l'Antico Testamento e dobbiamo dire anche più attuali per il giorno d'oggi. Cosa dice questo brano del profeta Isaia che abbiamo ascoltato? Venite, saliamo al monte del Signore. Cos'era il monte del Signore? Era la collina sopra la quale in Palestina non ci sono montagne. Il monte più alto è il monte Tabor, che misura meno di 600 metri. E chi ha studiato la geografia sa che le montagne cominciano dai 600 metri in su. Però gli ebrei consideravano l'altura sulla quale era collocata la città di Gerusalemme come una montagna, una piccola collina. Gerusalemme è una città molto antica. Figuratevi che esisteva già quando, niente meno verso l'anno 1750 avanti Cristo, Abramo tornava da una battaglia e incontrò Melchisedec, che era sacerdote ed era anche re, dice il libro della Genesi, re di Salem, cioè di Gerusalemme. Esisteva. Quando gli ebrei usciti dall'Egitto entrarono nella Palestina, non riuscirono mai a conquistare la città di Gerusalemme, perché era posta in un sito talmente alto e talmente difeso da mura alte e spesse che in 200 anni non riuscirono a conquistarla. La conquistò Davide dopo 200 anni che si trovavano gli ebrei lì, con uno stratagemma. Capì che l'acqua in quella altura non poteva venire dal cielo, arrivava dal basso. Scoprì dove erano le condutture dell'acqua, fece scavare, fece passare i suoi soldati attraverso le condutture dell'acqua, oltrepassarono le mura della città di Gerusalemme, entrarono in città, uccisero le guardie che guardavano, vigilavano sulle porte e conquistarono la città. Da allora il re Davide trasportò l'arca, che era il simbolo della nazione ed era considerata la presenza di Dio in mezzo al popolo, la trasportò a Gerusalemme, che diventò la capitale del regno. Ora, essendo posta sull'altura, il profeta Isaia dice ai suoi ascoltatori: venite, saliamo al monte del Signore e vediamo quello che il Signore ci dirà. Ora, una riflessione che è valida per tutti al giorno d'oggi. Nell'Antico Testamento non si concepiva una religione a tipo privata. Al giorno d'oggi voi nei saloni, nelle parrucchierie, nei supermercati, dovunque, anche in riunioni familiari,
Trovate sempre qualcuno che dice: io il Signore lo prego, me lo prego per conto mio e non ho bisogno di andare in chiesa. Io vorrei capire a chi ragiona che sì, così, in quale brano della Bibbia c'è scritto che ognuno il Signore se lo può pregare per conto suo. Dove? Oppure ognuno fa Bibbia per conto suo? O certuni si sentirebbero in grado di scrivere loro una Bibbia giusta, visto che quella che ha dettato lo Spirito Santo è sbagliata? Vorrei capirlo. Qua dice: venite, al plurale. Venite. Imperativo plurale, perché ha studiato la grammatica. Saliamo, saliamo. Imperativo prima persona plurale, al monte del Signore, cioè a Gerusalemme. Cosa c'era a Gerusalemme? Il Tempio, dove si andava a pregare, dove i buoni ebrei andavano 3 volte all'anno a pregare, percorrendo chilometri e chilometri, a volte a piedi. Pure la Madonna e San Giuseppe, insieme con Gesù bambino, percorrevano da Nazareth, dove abitavano, a Gerusalemme 3 volte all'anno, a piedi o con un asinello, fino a Gerusalemme, 150 chilometri a piedi. Noi abbiamo dovuto cessare la messa a San Giovanni perché c'è la ZTL e la gente che veniva aveva difficoltà a percorrere 100-150 metri. Come si fa a piedi 150 metri? E sembrava una cosa esorbitante. Ricordo che una volta ero alla Magione e dovevo andare a Santa Caterina. Dalla Magione a Santa Caterina che c'è niente, quanto dall'officina di Piero Nicota fino ai Decollati. E c'era un giovane, aveva una macchina, un macchinone, non una macchina. Dico: andiamo a Santa Caterina. Io cominciai a camminare e lui stava salendo sulla macchina. Dico: a Santa Caterina? Sì, lo so dove c'è. Sali in macchina che ci andiamo, da qui a Santa Caterina. Perché tu, tutto meraviglioso, perché tu a piedi da qui a Santa Caterina te la fai? E io ho risposto: io allora avevo, potevo avere 68 anni, così, forse di meno. Dico: io rispetto a te che hai 25 anni sono più giovane di te. Mettiamo doppi ostacoli. Troppi ostacoli noi, quando dobbiamo compiere un dovere verso Dio, tutti gli ostacoli sono pronti e sono buoni. Pellegrinaggi di 150 chilometri, Maria, Giuseppe e Gesù. Nel Vangelo si dice che se lo portarono a 12 anni, ma non si dice che la prima volta Gesù andò lì a 12 anni. Capace che quando aveva 3 annunzi, 4 annunzi, appreso con loro tempo, ci volevano giornate intere. La sera si fermavano, mangiavano un piatto di pasta a letto e poi riprendevano l'indomani mattino. Quanti sacrifici si fanno quando in una cosa ci crede? Perché quanta gente magari va a Monte Pellegrino e si fa la scalinata a piedi? Sono 46 rampe per arrivare al santuario di Santa Rosalia. E quanta gente fa dei sacrifici anche di denaro per andare a Međugorje, a Lourdes, a Fatima, a Pompei, a Padova, dove c'è il santuario di Sant'Antonio, a Loreto. Si fanno sacrifici per andare incontro al Signore, per trovare luoghi dove si prega più volentieri, dove si sta, si sosta e si contempla la gloria di Dio.
non potrò mai dimenticare le serate che a volte sarò stato a Lourdes 4 o 5 volte e mi andavo a mettere al di là del fiume, sul parapetto del fiume, a guardare da lontano il santuario dove c'è la statua della Madonnina di Lourdes, nel silenzio della sera, che bello. Chi non è abituato a sostare e a pregare, lasciando qualsiasi altra occupazione, non può capire la bellezza della vita. Ma se erano gli antichi, prima ancora di venire Gesù sulla terra, che dicevano che la vera felicità consiste nell'esercizio delle virtù, nel fare del bene al prossimo. Chi ha studiato la storia della filosofia sa chi era Pitagora, chi era Socrate, chi erano questi grandi studiosi, filosofi del passato, che ci credevano che la virtù rende felici. Alcuni filosofi, anche seguaci, alcuni presero una strada sviata, ma altri lo dicevano con convinzione che per essere felici bisogna avere il cuore e la coscienza a posto. Solo così si può essere gioiosi. Figuriamoci noi che, a parte lo sforzo della nostra volontà per camminare nelle vie del bene, abbiamo la gioia e la soddisfazione di contemplare il Signore, le immagini della Madonna e dei Santi, di leggere la Sacra Scrittura e di camminare nelle vie di Dio. Bene, scrisse l'autore del Salmo, bellissimo questo Salmo, esultai quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Esultai, cioè una gioia incontenibile, perché dice giustamente la Bibbia: il Signore ci indichi le sue vie e camminiamo lungo i suoi sentieri. E i sentieri del Signore quali sono? Ce lo insegna il profeta Isaia: sono i sentieri della pace, la pace del cuore prima di tutto, poi anche la pace nel mondo. E per concludere questa parola bellissima del profeta Isaia: un giorno forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Bello. Che cosa significa? Le guerre ci sono state sempre, anche ai tempi di Isaia, soprattutto ai tempi di Isaia, al quale dovette sostenere con coraggio il coraggio del re per respingere gli assalti dei nemici. Eppure, in mezzo a guerre di carattere profondo e sanguinoso, il profeta Isaia guarda il futuro e dice: un giorno le spade si trasformeranno in vomeri. Per chi non fosse competente di cose di campagna, il vomere è, diciamo, la parte più bassa dell'aratro che taglia la terra e la fa rivoltare. Cioè, la spada è strumento di guerra e di uccisione, l'aratro è strumento di pace, di prosperità, di crescita, di frumento, di spighe che biondeggiano al sole. Pace, la coltivazione dei campi. Noi sappiamo che nei periodi di guerra la storia è piena di queste pagine stupide e feroci. Nei tempi di guerra i soldati non guardano niente, bruciano tutto, quanti campi di grano bruciati, quante case bruciate, quanti palazzi sventrati, come lo vediamo con i bombardamenti dell'Ucraina, e con strumenti di guerra. La spada ieri, oggi i cannoni, i missili, le altre armi per uccidere.
e le loro lance in falci. Le falci sono, lo sapete, lo strumento per tagliare il grano, per mietere il grano, opera di pace, opera di prosperità. Oggi il profeta Isaia, se avesse scritto oggi, avrebbe detto: volgeranno le loro spade in falci e le loro lance in trattori, i loro carri armati in trattori. Carri armati uccide, e come? Travolge tutto. Il trattore può capitare qualche disgrazia, però in genere il trattore è simbolo di pace, simbolo di prosperità, simbolo di trasporti, simbolo di lavoro. Il lavoro è simbolo di pace. Il non lavoro o è simbolo di guerra o è simbolo di preludi a guerre, rivoluzioni, uccisioni, sangue, contrasti, odio. La Bibbia, come vedete, ci insegna la pace e le opere di pace. Ecco, l'avvento che noi cominciamo oggi, l'avvento viola, è simbolo di penitenza e la preparazione al Natale, quando nascerà un bambino, come dice il profeta Isaia. Al capitolo 2 prevede la pace, al capitolo 9 il profeta Isaia parla: ecco, c'è nato un bambino, c'è stato dato un fanciullino, egli sarà il principe della pace. Chissà quando. Non potrò mai dimenticare l'espressione del cardinale Pappalardo quando un giovedì santo di mattina mi svegliai e mi arrivò una telefonata. Sai, è successo una cosa brutta. Un prete mi disse il nome. E si è saputo che ieri sera se n'è fuggito con una persona sposata. Che tragedia. Ho detto tra me, chissà il cardinale Pappalardo come sarà triste con questo giovedì santo, che è la festa dell'Eucaristia, ma è la festa anche dei preti che celebrano l'Eucaristia. Chissà come sarà afflitto. E allora lo Spirito Santo mi ha suggerito un'idea. Avevo in casa un po' di miele, comprai un po' di ricotta e l'ho messo in due tazze. Senza dire niente a nessuno, ho preso un vassoio, l'ho posato nella sacrestia della cattedrale e senza dire niente a nessuno, quando ci fu l'offertorio, mi sono alzato, mi sono messo in coda e andai a presentare al cardinale Pappalardo, dopo il calice, le ostie e tutto il resto, il vassoio con il miele e la ricotta. Che cosa sono, Giacomo, queste due cose che stai portando? Eminenza, sono la ricotta e il miele, simboli dei beni messianici, come dice la Bibbia. Il cardinale Pappalardo fece così con la testa: chissà se verranno questi tempi messianici. E io categorico: verranno. Com'è triste per un padre di famiglia vedere il fallimento della vita di un figlio, di una figlia. Così è triste per la vita di un vescovo, ma anche di un parroco, vedere la vita spirituale di chi scompare, di chi cessa di amare Dio, di chi riesce, ce ne vuole cattiveria però, riesce a fare a meno di Dio per vivere una vita senza Dio. Senza frequenza alla Chiesa, senza comunione, senza preghiera, terribile. Ecco, questa è una guerra sorta, senza armi, ma con tanta tristezza e tanta amarezza. Ecco, noi abbiamo cominciato oggi il periodo di preparazione al Natale, che ogni settimana sia sempre più bella, sempre più fervorosa, sempre più vicino al Signore, sempre più con l'ansia e il desiderio di vedere un po' di pace, perché solo Gesù è il principe della pace.